Già dalla copertina l'episodio promette bene. Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio reaction a Pokémon Evoluzioni. Oggi tocca a Kanto, l'ultimo episodio di Evoluzioni Pokémon. Andiamo a vedere. Oh, ragazzi. Oh, Pidgeot, uno dei miei Pokémon preferiti. E non perché è prima gen, ma perché è bello proprio. E lui è bello. Oh, Leaf. Oh. Blu o verde, dipende a seconda di dove giocate. Ah, la grotta celeste, certo. Le due mega pietre di Mewtwo. Forse. Perché una sicuro sembrava quello il colore. Ma questo. Ma no, lui no, dai. Ma perché lui? No! Dov'è il bellissimo Gary? Vabbè, mi fanno una piccola fangirl di Gary. La mia crush gay, Gary. Si può dire, sì. Non è offensivo, no? Manda Kangaskhan, sgravatissimo. Giustamente. Cioè, ti indica l'uscita. Ma che significa? Si vede che è l'uscita, no? Sei qui per catturare quel Pokémon potentissimo, eh? Non se riuscirò a trovarlo prima io. Sarò io a catturarlo. La voce di Tracy. Si chiama Tracy? Come si chiamava il ragazzo? È perfetta comunque. Non ricordo il nome canonico suo. Aspetta un po'. Ah, ma si dà il 5 proprio. Si toccano? Ok, interessante. Come si chiamano i giochi? Autocitazionismo? Vabbè, qua la stanno buttando di fuori con le animazioni, dai. A voglia di ragazzi, dai. Proprio palese. Vuole arriva di corsa, non si ferma e cascano insieme. Probabilmente. Ah no. Beh, strano. In genere, per fare la gag. Lei è convintissima comunque, è bellissimo quanto sia convinta. Quel Victreebel sarebbe cascato appena uscito. Ma no! Ma è sospeso nel nulla! Ma non funziona così, Pokémon! Neanche nell'anime normale! Perché vola? Domanda a cui non avremo risposta. Bel lavoro. Deve essere proprio quel Pokémon. Forse non siamo gli unici allenatori A qui me dentro. sembrava un drago quello, non un Pokémon. Lo catturerò di sicuro. Lui ha già rinunciato, dice vabbè, tanto ho perso. Oh ragazzi, ma porca miseria, voglio un'ambientazione così quando andrò a catturare Mewtwo in un futuro remake o anche leggende, perché no? Ma no. Da che l'hai capito? Ah, l'ha già preso. Beh, finito! Ma perché, poverina? Quella non ha capito niente!
Io vorrei sapere chi è che ha accettato di dire solo Mewtwo. Vorrei stringerle la mano. Mostrami quello che cerca. Mostrami Mewtwo. Lei. No, no, no. Vai, Mewtwo! 3. Porca miseria, ma si fa già controllare? Ok che la Pokéball intenerisce subito il cuore del Pokémon. Però Mewtwo... una macchina da guerra. Cioè, neanche ha dato l'ordine, vai! E lui ha distrutto tutto. Sei davvero forte, Mewtwo. Vabbè, dai, regalaglielo su. Tanto. Fate uno scambio. Ah, oh, sono le mega pietre, eh? Ci ho azzeccato. Strano. Perché non diventi uno dei miei Pokémon assieme a Mewtwo? Beh, tu pensaci su, eh? Non sta scherzando, e questo è il problema, che non stava scherzando. Io sarei seriamente preoccupato, ecco, di nuovo i due Pikachu immancabili. Tatino e Tatina, ovviamente maschio e femmina. Ma guarda questi che fanno a botte, bellissimo. Ma non ce l'ho fatta e non ho completato il Pokédex. Però i Pokédex... Ma guarda i tuoi Pokédex. No, Ock no, la voce di Ock no. Ne sono assolutamente convinto. Deve essere... No. E ne hai trovati così tanti. Il tuo aiuto è stato molto prezioso per le mie ricerche. E poi non eri sola, Verde. Eri parte di una grande comunità. Ha una voce molto giovanile, Ock, qui. Un mondo di sogni e avventure. Sfide e scoperte. Ma forse cambia anche... lo studio di doppiaggio cambia. Non gliene frega niente a loro. Dice, chi ci abbiamo, ci abbiamo. Il mio sogno si è realizzato. Lui sempre fiero. Con Charizard, ovviamente. My man. Scusate. Mio fratello oggettivo proprio. Sì, pronto? Chi parla? Oh, sì, dimmi tutto. Che cosa? Un Pokémon fatto interamente di metallo. Ah. Che scoperta favolosa. Sì, d'accordo. Ci sentiamo presto. Quindi, aspetta. Sentito? Il Pokédex non è completo. Ci sono altri Pokémon da catturare là fuori. Quindi mi stai dicendo che anche i Pokémon metallo, tipo acciaio, tipo Magnemite, hanno parti, organi, tipo noi umani, o altri Pokémon comunque? Va bene, posso accettarlo. Vabbè. Sì, bellino, più lungo degli altri. Bellino, davvero bello. Allora, diciamo che se la gioca alla pari con l'episodio 4. Ho letto qualche commento e ovviamente la gente non va mai bene un cazzo. Per me è un 8 pieno, ma questo per motivi soggettivi. Tra l'altro mi sembra la prima volta che do un voto a un episodio di evoluzioni, quindi non è neanche giusto nei confronti degli altri episodi. Però vabbè, ci sta comunque sia, non è malaccio. Ovviamente Verde e Rosso, o Blu e Rosso se preferite, li hanno mostrati tanto per far vedere che c'erano. Comunque è un bel modo di concludere, hanno concluso con la classica host di ogni gioco Pokémon,
che sentiamo a ogni inizio di qualsiasi gioco, un po' rimaneggiata, un po' riorchestrata per ogni titolo della saga, però è quella. E quindi sono davvero davvero contento del modo in cui è finita. Il mio sogno ovviamente è di vedere una serie basata sulle avventure di Pokémon Adventures, cosa che non si realizzerà mai, però mi accontento, ci accontentiamo tutti, tutti ci accontentiamo, è normale. Non possiamo chiedere, non possiamo far altro, non possiamo chiedere cose che non avremo mai, a meno che non siamo noi stessi a finanziarle. E per finanziare un progetto come il manga Pokémon Adventures, per farlo in serie animata anche di una cinquantina di episodi che si distribuiscono nell'arco di un anno, sono soldi, sono davvero davvero tanti soldi. Però la community mondiale, non solo italiana, la community mondiale potrebbe unirsi per questi progetti e fare un piccolo fondo e poi delegare qualche studio tramite qualche agenzia che sa come muoversi in questo settore. Ci sono persone che hanno proposto, hanno fatto, ma di fatto non si è concluso niente. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito anche questo ultimo episodio di reazione a Pokémon Evoluzioni. Chissà che fra un annetto o due non ci sia un'altra serie, magari legata a Leggende Pokémon, che io spero diventi un filone narrativo a parte, che Game Freak si butti solo sul filone narrativo di Leggende e deleghi qualcun altro, sempre tramite supervisione ovviamente dei veterani di Game Freak e degli altri giochi. Io personalmente la nona gen non la vedo, né nel 2022, né nel 2023, né nel 2024. Non penso neanche uscirà una nona gen. Felicissimo di essere smentito, però. Per ogni modo, come sempre, vi ricordo che in descrizione trovate anche i link che vedrete passare a schermo. Se ancora non siete iscritti, fateci un pensierino, che tanto è gratis. E noi ci vediamo, ovviamente, al prossimo video. Bye bye!